sul viadotto Cesare Imperiale, dove sono in corso i lavori di riqualificazione della passeggiata pedonale. La passeggiata è lunga circa 300 metri in un tratto che va dalla stazione marittima al ponte Andrea Doria. È un punto strategico sia per il pregio panoramico e sia per il passaggio croceristico dallo scalo portuale verso la città di Genova. L'intervento si è reso necessario in quanto l'usura, gli agenti atmosferici, in particolare il salino, negli anni hanno deteriorato il vecchio rivestimento della passeggiata composto da doghe in legno. Abbiamo diviso le lavorazioni in fasi di cantiere. Qui possiamo vedere la prima fase in cui abbiamo rimosso la vecchia pavimentazione in legno. Dopodiché abbiamo ispezionato la sottostruttura in acciaio a supporto del rivestimento in legno e in alcuni punti l'abbiamo rinforzata con nuovi profili per dare una maggiore stabilità al rivestimento futuro che siamo andati a posare. Questo nuovo rivestimento è in un materiale diverso rispetto al precedente, garantisce una maggiore durabilità nel tempo e una minore manutenzione. Ci siamo occupati anche del verde, come le fioriere e le aiuole, dove abbiamo inserito nuove specie arboree e abbiamo verificato e mantenuto l'impianto di irrigazione. Il termine dei lavori è previsto per il mese di agosto.